corto, corto. No, lei ha come girato un po' No, vabbè. C'è un altro da provare. C'è un altro da provare. All'altezza degli occhi se la lancia e ci dà un po' di giro, così lei gira come un disco e si piazza bene. Intero, perché a me mi ha proprio rotolato via. Proprio. E adesso vi faccio vedere la palla a pugno. Brava! Allora, risate. Ascolta, tanto non andare con troppo la faccia. Così lo fanno i veronesi, che vanno con la faccia sopra. Lascia stare. Tieni il pezzo parallelo al terreno e colpisci il più possibile in punta, ma non il guincio, dritto. E poi dai scallo colpo. E non dare forza, è sufficiente che tu lo alzi tanto così. No, quello è lo stanco, quello dobbiamo andare forte. Lascia è star, vero! Lascia stare, porca miseria! Che perché il bastone che pesa 8 kg, solo quello! No, il mio non era tanto. Ma piano, no! Piano, piano! È un coniglio che lo devi ammazzare! Vedi! Cosa ti ha fatto? Più piano! Cosa ti ha fatto? Piegale ginocchio! Oh! Oppure c'è la posizione fissata come la mia e dell'altro che è così. Non vorrei essere. No, la regola è uguale a quella di Verona in questo caso, ma noi abbiamo il sasso e loro hanno il bastone, il back. E poi ci sono i tre colpi, 1, 2, 3, che servono, sono quelli che servono per accumulare punteggio, no? Poi? E dopo parla a te che mi fa stufo. Non mi guardate! No, guardiamo! Vado i colombi! Sì, ciao! Vado i colombi! Allè! Era quasi... È imprendibile questa cosa! È veramente bellissimo! Ho detto così, se non la mia... Segna la caccia! Segna la caccia! Bravo Paccio, vai! Sì! No, oh, bellissimo, ce l'hanno fatta. La caccia, segna lì! Lo piglio, dai. Ma